Allora, oggi vi parlo di questo nuovo software dell'Adobe che si chiama appunto Fuse. E per chi conosce già Poser, fondamentalmente è una bella evoluzione, nel senso Fuse è un generatore di personaggi 3D, ok? Quindi possiamo scegliere dai teste femminili a questi energumeni un po' così a uomini, quindi scegliamo ad esempio un uomo. Abbiamo varie opzioni di assemblaggio, personalizzazione, vestiario e texturizzazione, quindi scegliamo la testa che piano piano viene caricata. Di conseguenza possiamo scegliere un tipo di corpo e quindi andremo a scegliere anche le gambe. Poi appariranno le braccia, testa e così via. Ok? Quindi possiamo costruire il nostro personaggio in 3D. E devo dire, sono molto colpito perché le proprietà 3D di questo modello sono veramente impressionanti. E soprattutto gli aspetti dedicati alla personalizzazione sono veramente tanti. Ok, abbiamo le espressioni facciali, si può fare veramente un setup molto molto interessante. Ok, quindi ci sono anche delle possibilità di randomizzazione delle varie espressioni. Il mio MacBook Pro del 2011 ci mette un pochino a applicare le varie modifiche. Ecco, qui vedete che ha aperto un pochino la bocca. Ok, la cosa interessante è che possiamo gestire anche addirittura cose come ad esempio le maniglie dell'amore. Ok, quindi anche una cosa abbastanza interessante. Poi un'altra cosa che ti voglio far vedere è appunto il vestiario. Ok, quindi possiamo scegliere anche come vestirlo questo Cristiano, quindi ad esempio non so, una camicetta. Eccola qui che appare, vedete qua c'è il caricatore, quindi piano piano appare, sempre ovviamente questo dipende dalla velocità del vostro computer. Ci sono tantissime personalizzazioni, quindi ad esempio io posso andare direttamente nelle scarpe e mettergli un paio di scarpe, ecco qua che appaiono, io ho messo queste scarpette qua. Ovviamente per non lasciarlo in mutande dovrei andare nel settore dei pantaloni e dargli ad esempio questi pantaloni tattici da SWAT. Ok, quindi c'è anche la parte dedicata alle maschere, ai guanti, alla barba. E, insomma, ci sono parecchie parecchie cose. Ok, ad esempio mettiamo questa maschera qua, questa maschera antigas. Ok, quindi molto figo e soprattutto renderizzato tipo in real time. Ok, quindi fondamentalmente è veramente veramente impressionante come cosa. Quello che ci potete fare è salvarlo nella libreria cloud oppure esportarlo, salvarlo. Fuse salva in OBJ, quindi un formato compatibile con qualsiasi software di 3D praticamente. Io adesso lo aprirò in Photoshop oppure in Cinema 4D, ok? Quindi in Photoshop semplicemente basterà aprire un file. Io già avevo un altro personaggio pronto, quindi basterà aprire un livello in 3D. Aspettate, facciamo un nuovo file, adesso facciamo 2000. Ok, quindi ecco qua, ho aperto un file, vado qua sopra, scelgo un livello 3D, fai un livello 3D da un file già esistente
Photoshop si apre, come vedete qua ci sono tutte le, io l'ho chiamato delinquente, ci sono tutte le texture PNG. Ecco qui il mio delinquente OBJ. Faccio clic su apri. Photoshop mi dà una serie di opzioni e ecco qui che adesso appare in qualche istante il mio personaggio 3D. Ok, appena monto il hard disk SSD andrà sicuramente molto più veloce, ancora non ho avuto il tempo di... Eccolo qua. Ok, quindi questo era il personaggio che avevo fatto al volo precedentemente. Qui tutte le texture, le parti di rendering e ovviamente tutto l'aspetto legato ovviamente alla rotazione, alla generazione di ombre. E tutto il resto, ok, molto molto figo. Ovviamente c'è la possibilità di animarlo, più che altro di muoverlo e adattarlo esattamente alla vostra scena. Ok, quindi per questa piccola introduzione a Fuse per ora è tutto. E al più presto farò un buon tutorial per spiegarvi proprio come utilizzarlo. Ok, ciao e ci vediamo alla prossima.